la seconda giornata del Granada dell'Umbria con coach Martina, allenatore dell'Umbria, padrone di casa della manifestazione. Ci può dire com'è giocare in casa? Ma innanzitutto ci teniamo a fare bella figura, nel senso che ci stiamo conoscendo, non abbiamo tanto tempo chiaramente per allenarci insieme e questi tornei servono per trovare appunto l'intesa tra giocatori che magari stanno poco insieme. Giocare in casa ti aiuta perché secondo me hai un po' di certezze, no? Di sicurezze, campi che conosci, situazioni un po' conosciute, ecco, mentre chi sta fuori sicuramente da quel punto di vista è un attimo un po' spesato, per cui dobbiamo usare bene questo torneo, sono contento della prima vittoria, possiamo e dobbiamo crescere e soprattutto nell'atteggiamento, nell'intensità e scioglierci anche un po' il fatto che giochiamo in casa e che un po' di tensione visto che c'è qualche genitore di troppo, scherzo, c'è. A proposito di questo esordio con vittoria, ci può dire come sono andati i ragazzi? Beh, siamo partiti molto bene, abbiamo avuto però un calo, un loro ritorno, abbiamo sofferto un po' le mani addosso, abbiamo smesso di riprendere dei rimbalzi, per cui abbiamo poi aperto poco il campo, che è la nostra prerogativa. A difesa schierata ancora siamo un po' in fase di studio, ci stiamo annusando un po' uno con l'altro e a volte tendiamo a fermare un po' troppo la palla. Però sono contento perché poi i ragazzi hanno sempre, dopo un periodo negativo, reagito bene e rifatto il break. Va bene, grazie mille coach, in bocca al lupo. Grazie Crepi.